Quali sono state le prime parole che hanno detto questi profughi sbarcati qui a Ortu? Prime parole che è stato: i ragazzi hanno bisogno a livello sanitario, hanno dolori perché sono stati torturati, sono vulnerabili, ci sono dei ragazzi vulnerabili, ci sono ragazzi minorenni senza accompagni, non è stato accompagnato da nessuno, addirittura ho visto i ragazzi che hanno 16 anni, 17 anni, 15 anni, che sono arrivati, che in Libia sono stati torturati, sono stati in prigione, avevano cicatrici sul corpo. Lui è Saddam, originario dell'Afghanistan, in Abruzzo dal 2006. Prima ospite di un centro, poi mediatore culturale e ora egli stesso responsabile di un centro a Torino di Sangro. Ci racconta le prime parole dei 49 migranti sbarcati al porto di Ortona, tra gli applausi, tra cui 10 minori salvati dalla nave dell'ONG SIA e il terzo sbarco per Ortona, il coordinamento della prefettura di Chieti con la collaborazione del comune di Ortona, nonché le varie associazioni fondamentali. Salvati nel tratto di mare tra la Libia orientale e la Tunisia, la provenienza è varia. Il viceprefetto di Chieti, Gianluca Braga. In questo caso, essendo il numero più contenuto rispetto all'ultima occasione, quando erano 161 contro i 49 di oggi, siamo ritornati al modello utilizzato in occasione del primo sbarco di febbraio dell'Aitamari, ovvero le operazioni si svolgeranno interamente qui sulla banchina del porto di Ortona e secondo la consueta filiera che prevede prima un controllo di tipo sanitario, poi le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e oltre naturalmente alla parte di accoglienza, ristoro e cambio di vestiario. Il gruppo dei migranti prosegue, rimarrà quasi interamente in Abruzzo. Si tratta di 39 adulti che d'intesa con la prefettura dell'Aquila, secondo i consueti criteri di ripartizione, saranno suddivisi tra le altre tre province, mentre la provincia di Chieti si farà carico dei minori, in particolare che saranno destinati in parte al centro di accoglienza che nuovamente andremo ad allestire nel comune di Dogliola. Da dove vengono questi migranti? Dunque, il grosso del gruppo è del Bangladesh, il resto è abbastanza composito come provenienza, la maggior parte Egitto ed Eritrea più qualche altra nazionalità. L'organizzazione è stata molto efficiente per questo sbarco, dice l'assessore comunale di Ortona alla protezione civile Paolo Ceri. Coordinata ovviamente dal prefetto e ovviamente dobbiamo ringraziare la nostra protezione civile composta ovviamente dalle associazioni Croce Rossa, CB Protezione Civile e CNAB Protezione Civile. Siamo tranquilli perché ormai è la terza volta qui ad Ortona che c'è questo sbarco e siamo pronti ad accogliere i migranti. Il ragazzo che è arrivato prima cosa ha detto che non ce la faccio a camminare, cado, mi aiuti a reggermi un pochino sulla tua spalla, questo che mi scioglie. Quando una persona quando parliamo di umano non si parla di problemi grandi, quando uno non ce la fa e devi dare una mano, basta, per me è quella, umanità, viva sempre l'umanità.